Questo è l'ermafrodito dormiente, copia romana dell'originale bronzo di Policleto di Argo, con lettone e cuscino del Bernini, oggi al Louvre. Questa riproduzione del figlio di Hermes e Afrodite, che possiede i caratteri di ambedue i sessi, dovette imbarazzare non poco i carmelitani scalzi occupati a porre le fondamenta di una chiesa dedicata a San Paolo, accanto alla fontana del Mosè, in una vigna da poco comprata. Anno 1608. È infatti lì che la trovano i religiosi che, dopo una comprensibile perplessità, decidono di donarla al cardinale Scipione Caffarelli Borghese, mecenate e collezionista di opere d'arte, che ne ricompenserà largamente di quel dono particolare. Comunque, un'altra copia romana la potete vedere al Museo Romano. La chiesa, nel frattempo, tirata su in economia con semplici stucchi su disegno del Maderno ticinese, in collaborazione con l'Urbinate e Bartolomeo Breccioli, e consacrata nel 1622, ha un altro colpo di fortuna: Guerra dei Trent'anni. Vigilia dello scontro tra forze cattoliche guidate da Massimiliano di Baviera e forze luterane di Federico, re di Boemia. Padre Domenico di Gesù Maria, spagnolo, carmelitano scalzo, cappellano dell'esercito, rinviene una tavoletta raffigurante un'adorazione del bambino Gesù a Betlemme. Tutte le figure sono sfregiate, tranne quella di Gesù. Se la mette al collo e, benedicendo infaticabilmente le stanche truppe, miracolosamente le porta alla vittoria nella battaglia della Montagna Bianca, una collina nei pressi di Praga, 11 novembre 1620. Con quest'atto miracoloso, i carmelitani avranno in dono una chiesa a Praga, intitolata a Santa Maria della Vittoria. Ma non basta. La tavoletta portata a Roma l'8 maggio 1622 viene traslata con un'imponente processione a suon di musiche e di mortaretti nella chiesa di San Paolo, che sarà rinominata Santa Maria della Vittoria. Sostanziose donazioni da parte delle corti cattoliche d'Europa impreziosirono la chiesa, che subì una radicale trasformazione con una tra le più ricche ornamentazioni di stile chiaramente barocco. Nel 1626 il cardinal Borghese, nipote di Paolo V, finanzia la costruzione della facciata, che oggi è in restauro, ricordandolo ai posteri. La foto la prendiamo da Wikipedia. Architetto il romano Giovan Battista Soria, che scopiazza la facciata di Santa Susanna, rendendola però più austera, divisa in due ordini. L'inferiore a tre campate separate da sei lesene, con capitelli ionici inghirlandati, poggiate su alti piedistalli che incorniciano ai lati due nicchie con timpano triangolare. Mentre il portale centrale in rilievo e sopraelevato su una robusta gradinata è soprastato da un timpano arcuato spezzato per far posto a un bassorilievo presepiale e più in alto da un timpano arcuato. L'ordine superiore presenta ai lati due volute su cui poggiano il drago e l'aquila, simbolo dello stemma dei Borghese, al centro di un finestrone balconato, fiancheggiato da lesene in stile corinzio. Sopra il timpano arcuato, a finire, il timpano triangolare sormontato dalla balaustra, stesso motivo di Santa Susanna, con ai bordi vasi fiammeggianti. Al lato della facciata destra, dietro un'elegante cancellata in ferro battuto, la statua di Santa Teresa di Lisieux, anno 1927, appena dopo la sua canonizzazione, opera di Antonio Mingoli, per la cronaca. Prima di entrare, prendiamo fiato. Preziosi marmi policromi, stucchi, dorature, affreschi, dipinti, sculture creano una vertigine che rischia di svuotare la mente, a cui molti visitatori rispondono concentrandosi esclusivamente sull'opera più famosa, l'Estasi di Santa Teresa del Bernini. Ma noi resisteremo. La chiesa a croce latina ha un'unica navata con al lato tre cappelle per parte, un corto transetto con altre due cappelle, tutte comunicanti, su cui si imposta la cupola e l'abside.
Nel soffitto affrescato da Andrea Antonio e Giuseppe Orazzi, a cavallo tra il 6 e il 700, che rappresenta il trionfo di Maria sulle eresie, anche se altri studiosi la attribuiscono a Domenico Cerrini, potete osservare schiere di angeli che circondano Maria, altri che diffondono musica, si suppone celestiale, con violino, arpa e violoncello, e altri ancora, armati di scudo, spada, lancia e vessillo, che beatamente cacciano a legnate gli eretici, le loro cartacce con annesso bestiario. Diciamo che se ne comprende lo spirito senza emozione. Il sobrio pavimento policromo settecentesco, su disegno di Carlo De Dominicis romano, accoglie le spoglie del cardinale Sebastiano Antonio Tanara, morto nel 1724. Le cappelle vengono concesse in uso a ricche famiglie che naturalmente fanno a gara per rendere più sfarzose, rispettando comunque l'armonia complessiva impostata dal moderno. La prima a destra in origine era dedicata alla Maddalena, in alto a sinistra la scena del Nolime Tangere con mittente Silvano Giustiniani, i cui emblemi castello e aquila si possono osservare in alto e la cui memoria sepolcrale si vede a destra. Ma nel 1926, in occasione della canonizzazione di Santa Teresa di Lisieux, viene a lei dedicata. Notevole l'altare seicentesco intarsiato in marmo. A sinistra una targa ricordo di Enrico di Montmorency e della sua potente casata francese, estintasi con la sua morte. I ritratti in rame sono attribuiti a Giovan Battista Mercati, toscano di Borgo San Sepolcro, autore anche della scomparsa della centrale. La seconda cappella, progettata da Mario Arconio, pittore e architetto romano, e dedicata a San Francesco, patrocinata dall'avvocato concistoriale Ippolito Merenda, vede una tela di Domenico Zampieri, detto il Domenichino, bolognese, raffinato pittore dallo stile equilibrato, classicheggiante, di ispirazione raffaellesca, dedicata al santo in adorazione del bambino che Maria gli offre. Ai lati, episodi del santo, un'estasi con angeli che suonano, e mentre riceve gli stimmati, sul fondo, paesaggi agresti. Gli affreschi sono attribuiti al Domenichino o a un suo allievo, Antonino Alberti, detto Barbalunga, messinese. La terza cappella, consacrata alla Madonna del Carmine, mostra una scultura di Alfonso Balsico, di Cava dei Tirreni, scultore reale di Casa Savoia, che qui non dà il massimo, e rappresenta la visione della Vergine che dona lo scapolare a San Simone Stock, sacerdote inglese dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, e che sostituisce un bassorilievo dell'Assunta, opera seicentesca di Pompeo Ferrucci da Fiesole, oggi conservata all'interno, commissionata dal cardinale Girolamo Viduni cremonese alla morte del nipote Giovanni XVIII, completata dal nipote Pietro, cardinale nel 1665 e a fine 800 restaurata da Pio Piacentini, architetto romano. Ci rimangono del Ferrucci due busti di Giovanni e Girolamo Vidoni ai lati della cappella, che quindi era dedicata ai rispettivi santi. Cappella del transetto destro, committente Giuseppe Capocaccia, mercante romano, dedicata a San Giuseppe, fine 600, progettata da Giovan Battista Contini, toscano di Montalcino. All'interno la volta affrescata da Bonaventura Lamberti da Carpi, Giuseppe che sale in cielo. Gruppo marmoreo, il sogno di San Giuseppe, di Domenico Guidi da Carrara, scultore di fama europea, che perde purtroppo il confronto con l'opera del Bernini, posta nel lato di fronte, nonostante gli stretti panneggi che, pur creando effetti chiaroscurali, vengono però mortificati da corpi e volti inespressivi e senza emozioni. Ai lati altorilievi di Pierre Étienne Monod, francese, La fuga in Egitto e La Natività, tardo barocchi. In basso il simulacro di Santa Vittoria in cera con delle reliquie conservate. Nel mezzo del transetto c'è la cupola affrescata con colori delicati da Gian Domenico Cerrini, detto il Cavalier Perugino, dedicata a San Paolo che sale al cielo accolto dal Cristo con angeli festanti, e a cui ricordiamo era precedentemente consacrata la chiesa. Di fronte il presbiterio,
Quello che vediamo oggi è stato completamente rifatto a seguito di un incendio del 1833, che distrusse anche la famosa tavoletta di Padre Domenico di Gesù e Maria, sostituita con una copia seicentesca inserita nella raggiera centrale. Il progetto fu firmato da Carlo Nicolò Carnevali, romano, committente Alessandro Torlonia e la moglie Teresa Colonna, che lasciano traccia con gli stemmi delle loro casate. Nel catino absidale, l'affresco relativo all'ingresso della Madonna a Praga dopo la battaglia, realizzata nel 1880 dal bolognese Luigi Serra. Nel transetto di sinistra, il capolavoro di Gian Lorenzo Bernini, napoletano, la Transverberazione di Santa Teresa d'Avila, che racchiude in sé la filosofia del barocco, stile razionalmente irrazionale, che coinvolge con una forza comunicativa tale da emozionare e trascinare l'osservatore dentro la scena rappresentata. E questa cappella è una scena teatrale, dove nel palcoscenico dell'edicola è inserito il blocco marmoreo. Ai lati, attori e spettatori assistono i membri della famiglia Veneta Cornaro, anche se per la loro posizione in realtà non vedranno mai la scena. Un angelo che colpisce la santa con un dardo, suscitando l'estasi. Illuminati dalla luce di una finestra nascosta, quasi a splendere di luce propria. Ed è incredibile come l'ispirazione non abbandona mai lo scultore, che trasmette il senso di un'esecuzione fatta con impeto e rapidamente. Ma anche questa è finzione. Basta osservare le pieghe delle vesti, ognuna diversa per profondità e inclinazione, tutte sapientemente smussate, e quei quattro elementi, solo quattro, che spuntano tra il palpitante vorticare delle vesti, le mani e il piede inerti, e il volto reclinato all'indietro. L'angelo che solleva delicatamente un lembo della veste della santa con un sorriso arcano è coperto da un drappeggio che evoca le fiamme, la vampa dell'amore. Si è detto molto su questa opera. Alcuni vi vedono una vivida rappresentazione dell'amore profano. Personalmente, credo che il Bernini abbia rappresentato esattamente quello che Santa Teresa ha descritto nella sua autobiografia. I lavori della cappella sono eseguiti da diversi collaboratori del Bernini, tra cui una Francesca Bresciana che intarsia con lapislazzuli il paliotto dell'altare, dove è inserita l'Ultima Cena, scultura bronzea. Uno sguardo alla controfacciata, splendida doppia cantoria, attribuita a Mattia De Rossi, allievo tra i più legati al Bernini. Procedendo verso l'uscita, troviamo la cappella della Santissima Trinità, pagata dal cardinale Berlinghiero Jessi Bolognese, morto nel 1639 e qui sepolto, tra i firmatari della sentenza che condannava nel 1633 Galileo Galilei. Il suo ritratto sulla destra è opera del concittadino Guido Reni. Al centro la Santissima Trinità, opera tarda di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, per una forma di strabismo, da Cento, Ducato di Ferrara, che sebbene lontana dalle opere iniziali, piene di intensità luminose e di forte plasticità, rimane sempre un'opera apprezzabile. A sinistra una crocifissione, originariamente del Reni, ma venduta a inizio 800 a Vincenzo Camuccini, romano, che siccome è un pittore oltre che un restauratore, e assai abile nel riprodurre originali, ne fa una copia, quella che vediamo. Questa cappella si distingue anche per la ricchezza dei marmi usati. La decorazione della volta è su disegno di Alessandro Algardi, bolognese. Gli affreschi di Giovan Francesco Grimaldi, detto il Bolognese. La cappella di mezzo è dedicata a San Giovanni della Croce, anche lui di Avila, come Santa Teresa, e anche lui dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. La tela incastonata tra due colonne di Diaspro della Sicilia e gli affreschi laterali che mostrano episodi del santo sono di François-Nicolas Debar, francese. Le decorazioni in stucco di Giuseppe Mazzuoli da Volterra, le opere sono databili alla seconda metà del Seicento. Committente il ferrarese Luigi Bevilacqua, nunzio apostolico. È l'unica, mi pare, che ha al centro un piccolo lucernario. L'ultima cappella, commissionata da un sacerdote, Marcantonio Maraldi da Cesena, è una tela di anonimo raffigurante Sant'Andrea in attesa del supplizio e sostituisce la precedente
di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier Tarpino, razziata dalle truppe napoleoniche. Suoi i ritratti in rame dei due Maraldi, lì seppelliti. Le vetrate sono fine anni 50 e non aggiungono niente, anzi, tolgono luce. Nella nuova sagrestia, opere sulla battaglia della Montagna Bianca, una tela che raffigura Gregorio XV e una che assomiglia a Cristina di Svezia. Nel coro, non visitabile, una tela del fiammingo Gherardo delle Notti, pittore di ispirazione caravaggesca. A me sembra chiaramente, dal nome alle molte opere presenti, il carattere, direi fisico, della lotta della Chiesa contro tutti i nemici, luterani o turchi che siano, considerati eretici da sconfiggere, possibilmente anche a suon di cannonate. La festosità del tutto celebra il trionfo del cattolicesimo. Può anche disturbare l'eccesso, ma deve essere sempre rapportata all'epoca in cui la Chiesa faticosamente cercava di difendere e rivendicare un ruolo centrale nel mondo occidentale. Alla prossima, San Carlino. E naturalmente un saluto da Vittellaldo.